La politica per i problemi dei cittadini. Darei adesso la parola a Giovanni Tiberusa, consigliere comunale di Affanzura. Ho l'obbligo di dire che da consigliere comunale prendo atto delle critiche verso la politica, effettivamente la politica deve dare una risposta, ha l'obbligo di dare delle risposte. E sulla Cantariello effettivamente queste risposte non ci sono state. Vi racconto un po' la storia che abbiamo fatto anche come giovani democratici, visto che questo mostro citato nel manifesto lo stiamo combattendo da 4-5 anni. E senza fare nomi, anche perché non voglio personalizzare la battaglia, però la risposta al servizio delle Iene che ha scatenato un po' le critiche sulla Cantariello, sul fatto che a un certo punto questa discarica iniziava a fumare ed era una cosa abbastanza strana, senza un principio di incendio, la risposta di un sindaco è stata: guardate, rettificate, perché quello non è finito di Afragolese, perciò stiamo parlando dell'ex sindaco di Afragola, ma è territorio di Casole, perciò guarda, come se l'area decidesse dove andare e da chi farsi respirare. Del mostro Cantariello, io da consigliere comunale, da presidente di commissione, ora che sono un po' dentro un po' l'istituzione, inizio a capire anche il meccanismo e lì dove ci sono i paletti, lì dove si blocca l'azione politica, una colpa la do alla classe, ai dirigenti del comune. In questo caso non conosco la persona, non conosco il dirigente, però sono loro che attualmente dovrebbero risolvere questi problemi e puntualmente ogni problematica si ferma lì, si ferma in quegli uffici. In questo caso abbiamo visto che per due o tre volte, non so, aiutami Peppe, questo bando è stato sbagliato. Ora non so se per mancanza di competenza, forse per aver sottovalutato il problema, però effettivamente un dirigente non può sbagliare atti del genere, soprattutto quando si sta parlando della salute dei cittadini. E la politica cosa fa? La politica in certo modo giustifica, copre, molto spesso non rimuove nemmeno questi dirigenti. Allora è qui il problema, è molto più ampio, infatti approfitterei di questa discussione, di questo mostro, proprio per allargare la discussione al tipo di burocrazia che abbiamo, soprattutto nei comuni, una burocrazia che non risolve ma mette paletti. E mi riferisco a una legge molto importante che è la legge Bassanini del 97 che dà potere immenso ai dirigenti e toglie potere ai politici. Perciò non vorrei dare diciamo in questo modo togliere responsabilità ai politici, però la colpa sta nel mezzo. Una politica troppo assente è troppo debole, perché una politica forte con il dirigente il bando lo fa fare bene, se non fa bene a meno di muovere il dirigente per principio, e dei dirigenti da una parte troppo forti ma lo stesso della banca incompetente. Cioè non, veramente non so il personaggio, però un dirigente che si prende questo incarico, questo impegno, come minimo si deve informare. Cioè, come ci ha spiegato bene Peppe, va a capire che tipo di rifiuto c'è. Siamo a consulente esterno, ci danno tanti incarichi all'esterno inutilmente, si spendono migliaia di euro per gli amici esterni. In questo caso perché non si è preso un dirigente, un responsabile, un consulente esterno, o almeno chiamare le associazioni competenti come Lega Ambiente. Lì stanno degli esperti che potevano indicare effettivamente come risolvere la situazione.